Buongiorno Sud, cari telespettatori, bentrovati anche oggi mercoledì 26 maggio. Il sole sorge in Puglia alle 5:25 e tramonta alle 20:14, Basilicata sorge alle 5:26 e tramonta alle 20:22, in Molise sorge alle 5:28 e tramonta alle 20:30. La luna sorge alle 19:05 e tramonta alle 3:50, la fase lunare è il primo quarto. Oggi la Chiesa festeggia San Filippo Neri. Nasce a Firenze nel 1515, si trasferì ancora molto giovane a Roma, dove decise di dedicarsi per la propria missione evangelica in una città corrotta e pericolosa, tanto da ricevere l'appellativo di secondo apostolo di Roma. Radunava attorno a sé un nutrito gruppo di ragazzi di strada, avvicinandoli alle celebrazioni liturgiche e facendoli divertire in quello che sarebbe in seguito divenuto l'oratorio. Memorabili i suoi detti sarcastici, quali ad esempio lo state buoni se potete, titolo di un omonimo film sulla sua vita, che gli permisero di ricevere un secondo titolo, quello di Santo della Gioia o Buffone di Dio. Morì a Roma il 26 maggio del 1595. Oggi inoltre ricordiamo Santa Felicissima e San Prisco. Chi compie gli anni oggi? Auguri al pianista e compositore Nicola Piovani, che compie 64 anni, al ministro per la funzione pubblica Renato Brunetta, che ne compie 60, e all'attrice britannica Helena Bonham Carter, che ne compie 44. Cos'è accaduto il 26 maggio? Nel 1734, con la battaglia di Bitonto, gli spagnoli riprendono il dominio sul regno di Napoli, sottraendolo agli austriaci. Nel 1977, George Wheeling scala la torre sud del World Trade Center a New York. Nel 1986, la comunità europea adotta la bandiera europea. E infine, nel 2002, la sonda spaziale Mars Odyssey trova segni di grossi depositi di ghiaccio sul pianeta Marte. Oggi vi segnaliamo la presentazione di Regole e roghi, metamorfosi del razzismo di Anna Maria Rivera, antropologa all'Università di Bari. Si terrà oggi alle 18:30 alla Casa delle Donne, nell'ex liceo musicale Tito Schipa a Lecce. Un ottimo trattamento per pelli grassi oppure con acne è a base di succo d'arancia unito a succo di limone. Lasciatelo sul viso per un'ora e risciacquate con molta acqua tiepida. Come sempre puntuale l'appuntamento con l'oroscopo della giornata. Ariete, non vi aspetta una giornata serena sotto il profilo sentimentale, tuttavia per quanto riguarda la famiglia, il tempo libero e gli amici, la situazione sarà certamente migliore. Toro, attorno a voi le cose cambiano. Siete stati spettatori, ora diventate attori della vostra parte. Le stelle proteggono la vostra sfera affettiva, raggiante più che mai, ma sono anche pronte a regalarvi una nuova love story. Gemelli, se ci sono situazioni di stallo, certamente si risolveranno. In amore, basta tenere i piedi in due staffe, alla lunga diventa stressante, è il momento di fare una scelta. Cancro. Mettete in conto una giornata faticosa, scandita da imprevisti e da una luna negativa che in serata creerà qualche malumore tra le persone che vi circondano. Il segno zodiacale del Leone. Vi potrebbe capitare di partecipare ad iniziative di lavoro interessanti, grazie alle quali mettere poi a fuoco nuovi progetti per il futuro. Vi potrebbe capitare anche qualcosa di magico. Vergine, i pianeti in cielo richiedono una certa calma nell'affrontare il quotidiano. L'attenzione è concentrata su una questione, forse finanziaria, che si complica giorno dopo giorno. Il segno della bilancia. Potete porre rimedio a tutto ciò che vi disturba senza troppa fatica, basta organizzare bene in tutti i dettagli i vostri spostamenti in modo da evitare contrattempi. Scorpione, se qualcuno ha bisogno di voi, sa di poterci contare, questo vi fa onore. Incontri da batticuore sono prevedibili per i single e per i più giovani. Sagittario, se avete un progetto da tradurre, in realtà questo è il momento migliore per realizzarlo. La macchina lavorativa si è messa in moto a vostro vantaggio e già potete vedere alcuni risultati. Capricorno,
La luna vi rende un po' cupi oggi. Concentratevi sui vostri hobby preferiti, sul partner e sulla famiglia, senza tralasciare gli amici e il vostro benessere fisico. Acquario, organizzate un incontro con gli amici o con la persona che suscita tutto il vostro interesse e tutta la vostra curiosità. È un momento favorevole anche per la realizzazione professionale. E infine Pesci, calma, tatto, comprensione e buonsenso vi eviteranno complicazioni. Nel rapporto di coppia è il momento di affrontare una volta per tutte uno stupido malinteso. Prima di salutarci, il proverbio del giorno: cane vecchio non abbaia invano. Io vi do appuntamento domani mattina, naturalmente, con il nostro almanacco del giorno, che potete anche rivedere consultando il nostro portale web www.antennasud.com. Arrivederci.